Immaginiamo un attimo, per un attimo, per assurdo, l'Italia senza il Movimento 5 Stelle. Nell'ansia di capire quello che potrebbe accadere dopo il 26 maggio, anche gli attuali governanti si danno alla fantapolitica. Forse avremo Berlusconi ministro della giustizia e dell'economia. Scenari che vanno dall'apocalittico all'integrato. Io credo sempre che questa esperienza di governo ci abbia insegnato che poi il dialogo è quello che ci porta ai migliori risultati. Mentre c'è chi ogni giorno litiga con qualcuno, una volta è l'ONU, una volta è la magistratura, una volta è lo Stato Vaticano, una volta è il Papa, una volta è il Presidente del Consiglio dei Ministri. E però davvero è fantapolitica immaginare che all'indomani del voto europeo non tanto il mondo quanto Salvini possa fare a meno dei 5 Stelle? Berlusconi ci spera. Votare Forza Italia è l'unico voto utile per mandare a casa questo governo, per avere un nuovo governo attraverso nuove elezioni del centrodestra, per risolvere tutti i problemi creati all'Italia e agli italiani dai 5 Stelle. La Meloni gli fa concorrenza. La vera domanda alla quale secondo me le elezioni devono rispondere è: quanto sarà forte chi può costruire un'altra maggioranza insieme a Salvini senza i 5 Stelle? Quel qualcuno secondo me è Fratelli d'Italia. In attesa di decidere il prossimo schema di gioco, il diretto interessato, che punta ancora a incassare dall'attuale alleato il decreto sicurezza bis prima di domenica, ufficialmente nega persino che dopo il voto possa esserci un rimpasto. Ho lavorato fino alla una di ieri notte al decreto sicurezza. Io, anche se vinco, non chiedo mezzo ministro in più e non cambio nulla. Difficile però immaginare anche come potrebbero continuare a convivere lui e Di Maio a Palazzo Chigi dopo il 26 maggio. Noi siamo pronti a lavorare per altri 4 anni, come abbiamo fatto duramente quest'anno. Annunciare che ci saranno altri 4 anni di ministro Salvini è una minaccia. Ma un governo Zingaretti-Di Maio a sentire Berlusconi sarebbe anche peggio. Sarebbe un incubo, perché questo sarebbe il governo più a sinistra della storia della Repubblica.